ringrazio Alberto per l'occasione, perché tutto sommato io mi occupo di economia industriale, quindi provo a dare una, come dire, utilizzo una metodologia anche diversa, vado in bicicletta, loro sono economisti nobili, quindi vanno in GPL a metà. Io però provo a darvi una decostruzione per arrivare anche a conclusioni che sono abbastanza simili. Non avevo un intervento preparato, quindi per quello ho chiesto a Alberto di andare per ultimo. Parto da qualche stimolo che è arrivato dai due interventi che ho sentito prima. Faccio i miei complimenti alla dottoressa Undievi. Allora, ha citato IRTI, quindi il fatto che non esiste un diritto naturale. Allora, questo credo che debba essere fondamentale, come deve essere fondamentale capire che l'economia è una disciplina sociale, quindi è strettamente legata al diritto. Non vedo tutta questa diritto, politica ed economia sono strettamente legate se sono discipline sociali. Uno dei problemi che ha l'economia è quello di un paradigma dominante che la ritiene una disciplina dura, e questo è un problema enorme. Cito la Robinson, visto che attribuiamo a ognuno le sue responsabilità, quindi la teoria, il paradigma dominante si afferma perché è apologetico del capitalismo, dice, e ha una definizione di capitalismo molto particolare, perché non è Sobart, ma è l'idea che il capitale finanziario finisca per avere una prevalenza nel determinare i percorsi che una certa comunità intraprende. Allora, la citazione di IRTI mi sembra importante, perché non esiste un diritto naturale, quindi deve essere abbastanza chiaro che ogni comunità, attraverso l'esercizio della propria sovranità, decide quello che è il proprio percorso. Allora, non c'è nulla di ineluttabile, questo deve essere un punto da cui partire, perché altrimenti, come dire, di cose ineluttabili o di percorsi ineluttabili, sono lastricati tutti i giornali, sono lastricata tutta l'informazione. Se non si capisce questa cosa, che è un punto metodologico fondamentale, l'economia, il diritto, la politica si occupano di strutture artificiali, non esistono in natura. D'accordo? Quindi sono quello che sono e devono rispondere ai rapporti di forza, questo è un punto da cui non si può prescindere, ma devono far vivere meglio le persone. L'economia, Adam Smith era un filosofo morale, quindi questo non era un fisico, quindi in qualche modo si parte con l'idea di un'economia liberale, ma un'economia liberale deve avere un fondamento etico. Quindi cosa è giusto e cosa non è giusto, perché questo orienta poi i percorsi. Allora, credo che questo possa essere una buona premessa per leggere un pochettino quello che è successo, e leggere quello che è successo è importante per capire come usciamo da questa trappola. Non so se ne usciremo o come ne usciremo, per questo credo sia impossibile, non ho la sfera di cristallo, però qualche considerazione provo a farvela. Allora, si parla di crisi finanziaria, allora attenti, quella nostra del 2008 è una crisi strutturale. Una crisi strutturale è una crisi di tutto il modello istituzionale, di tutta l'organizzazione socio-economica che determina i comportamenti, che determina il sistema delle regole. Prima IRTI, cito COSE per dire, una delle cose più importanti che dice COSE, attenti, se non ci sono costi di transazione l'articolo del 60, quindi un uomo che vince il premio Nobel per due articoli, uno lo scrive che non capiva niente di economia, come dice lui, perché era un ragazzino nel 37, anzi lo scrive nel 32, poi glielo pubblico nel 37, perché è stato posto un processo di revisione abbastanza... però arriva nel 37, l'altro nel 60. Nel 60 lui dice, attenti, se non ci sono costi di transazione non c'è un sistema giuridico. Ho scritto quell'articolo e lo dice lui perché, al contrario, quindi un sistema giuridico determina l'insieme delle opportunità, quindi perché i costi di transazione ci sono, i costi di uso del mercato, e quindi non posso prescindere dal leggere una struttura istituzionale, che intendo in senso molto molto ampio, perché quella struttura istituzionale, che è l'insieme delle norme e delle convenzioni che legano una comunità, determina o ha una elevatissima influenza, perché poi ognuno ci mette il suo, quindi una comunità si distingue anche per il fatto che produce tanti individui, ognuno dotato di competenza, ognuno dà il suo piccolo contributo, piccolo perché in qualche modo siamo un numero rispetto... E una comunità è forte se ha numeri anche elevati, d'accordo? Questo è un punto dal quale non si dovrebbe prescindere. Allora, questo deve essere il punto di partenza, ed è un punto metodologico, direi, abbastanza importante, che separa
vi direi, il mainstream, da tutto ciò che mainstream non è, però per citare Kuhn, è tutto ciò che ancora, come dire, fa una fatica enorme a uscire, perché il paradigma dominante difende se stesso, quindi colloca le persone in tutti i posti chiave, si difende perché ovviamente, come dice Kuhn, ogni persona che si occupa di teoria, di elaborare concetti a famiglia e quindi ha chiaro che paga il mutuo solamente se è inserito all'interno della scienza normale, come dice Kuhn, e quindi la scienza normale non abbatterà mai se stessa. Allora, crisi finanziaria, questa è una crisi strutturale, non è una crisi finanziaria, nel senso che la crisi finanziaria è il punto finale di una crisi strutturale. Se non capiamo come ha collassato l'economia reale prima, possiamo correre il rischio di riflettere, come dire, di analizzare male il problema e di prendere delle soluzioni o di adottare delle soluzioni che difficilmente porteranno a un risultato. Allora, una crisi strutturale avevamo avuto, che è quella del 29, d'accordo? La crisi del 29 è una crisi in cui, che nessuno ha capito in qualche modo, nessuno ha capito, un attimo, tutti quelli che l'hanno capita sono stati poi marginalizzati, perché Veblen scrive la teoria della cassa agiata nel 1899, quindi dice: attenti, andremo a finire contro un treno, perché se una signora anziana passeggia per la quinta strada di New York con al guinzaglio un cagnolino con un collarino di diamanti, vuol dire che stiamo andando a finire contro un muro. Lo dice 30 anni prima, d'accordo? Quindi ci sono, e spiega abbastanza bene quello che sarà poi il dibattito che in qualche modo interviene tra Croce e Einaudi, perché il termine liberismo è un termine tipicamente italiano. Allora, il liberista è colui che considera che l'egoismo dell'uomo muove la nostra moderna economia di mercato. Il liberale è colui che ha una rappresentazione un po' più ampia di come si può declinare la libertà di un individuo. Allora, è significativamente diversa la cosa. Forse Weber in questo caso può aiutare, perché Weber dice che gli uomini hanno 5 istinti. Quello della predatorietà, cioè dell'aggressività, è solo uno dei 5. Il liberista crede alla predatorietà e ritiene che si possa costruire un sistema, un'organizzazione sociale che funziona solo incentivando, accompagnando questo istinto, e se volete quello dell'emulation, quindi il fatto che ognuno di noi tende naturalmente a copiare gli altri. Ma ce ne sono altri tre, quindi c'è la workmanship. Non si può avere un'economia di mercato moderna liberale se non c'è l'attività imprenditoriale in mezzo. Per avere l'attività imprenditoriale ci vuole qualcuno che ha il gusto e il piacere di fare qualcosa senza pensare che guadagnerà da quella cosa necessariamente. Questo Ford, e invito tutti a rileggerselo, lo dice chiaramente: io porto sul mercato qualcosa, parla di soddisfazione del cliente nel 1908, quindi arriva molto prima di tutti gli economisti, arriva anche molto prima di Coase, perché comunque è il primo che dice che aumenta lo stipendio dei suoi dipendenti, insomma, se no chi gliele comprava le macchine. E dice chiaramente: io devo portare qualcosa che qualcuno compra, e quando faccio il prezzo cerco di capire quanto possono pagare quelli che compreranno quella macchina, e quando vendo qualcosa la vendo col profitto minimo, per consentire la maggiore espansione possibile del mercato. Allora, cambia il mondo, perché si inventa un prodotto su commessa in serie, quindi il mondo è cambiato dietro a quell'uomo che arriva molto prima di tanti economisti. Ora però un mondo che si basa troppo sull'egoismo delle persone, sul liberismo, quindi su una visione che avete sentito parlare tutti di massimizzazione del profitto, massimizzazione del valore economico, sono cose che riempiono la bocca dei testi, riempiono i testi di economia e tanti, come dire, e tanta informazione. Allora, quello è l'idea del liberismo, però quel tipo di organizzazione che nasce dalla incentivazione, dall'accarezzare solo questo istinto, ricito, se vogliamo andare indietro, leggete la favola delle api, quindi demandeli, perché tutto parte da lì, vizio privato e pubblica virtù. Allora finisce in qualche modo per generare una struttura istituzionale di convenzioni che grippa, quindi a un certo punto improvvisamente domanda e offerta non si incrociano più, e quindi quelli che sono i meccanismi che sono stati tradizionalmente pensati, perché l'economia è ciclica, un po' scende, interventi di, come dire, che ogni epoca storica ha pensato, ma in qualche modo ricircuitano la relazione tra domanda e offerta, e il ciclo riparte. Una crisi strutturale è una crisi in cui l'economia va giù e tutto quello che ho fatto prima non serve più a niente. Ford la produzione del 29 la rifà nel 53, perché l'aspetto reale lo dovete tenere in considerazione. La crisi strutturale del 29 non si supera perché c'è la guerra, la crisi strutturale del 29 si supera perché viene esportato il modello culturale americano in tutto il resto del mondo. Il resto del mondo prima non pensava americano,
cioè non riteneva che al centro della vita di ognuno di noi ci fosse un processo di consumo, quindi produttività elevata dei fattori, attività imprenditoriale e acquisto di tutte queste cose. Allora il punto che deve essere fondamentale è che questa relazione deve essere una relazione che ogni struttura istituzionale cerca di rendere sostenibile per se stessa. Prima ho fatto il termine sovranità, ho utilizzato il termine sovranità, cioè ogni comunità si riconosce dalla pace di Augusta, perdonate, io sono uno storico dilettante, ma il principio del cuius regio e ius religio è fondamentale, perché da quel momento comunque, non so per quale motivo, però noi attribuiamo a un sovrano comunque il potere, le leve e quindi la il potere di determinare, di definire la struttura istituzionale all'interno della quale siamo inseriti e che determina che cosa si può fare e cosa non si può fare, determina il ventaglio delle opportunità. Non si può fare impresa se non si considera la struttura istituzionale, questo deve essere chiaro. Cito un autore di marketing, perché insomma quelli che fanno manager, quindi Kotler, la Bibbia del marketing, Kotler dice: attenti, il concetto più brutto di marketing è quello del marketing of nations. Non pensiate che un'impresa vende sui mercati internazionali perché è conosciuta lei, un'impresa vende perché i consumatori internazionali attribuiscono a quell'impresa le caratteristiche che attribuiscono al paese da cui proviene. Qualcuno di voi quante imprese cinesi conoscete? Non vede, però sono tutti, nulla contro il problema razziale, sono gialli, ma perché il cinese dovrebbe riconoscere imprese italiane? Attribuisce all'italiano dalla prima guerra mondiale, da quando abbiamo tradito l'alleanza che avevamo, questo ci crea problemi con i tedeschi che vanno avanti ancora oggi, comunque attribuiscono all'Italia un'immagine un po' particolare. Allora, cerco di rispettare un minimo i tempi, perché sennò io ho una naturale tendenza, i professori universitari sono logorroici, quindi intendono deportare, quindi mi scuso prima e provo, e per questo parlo veloce anche. Allora, crisi strutturale non è una crisi finanziaria, la crisi finanziaria è la manifestazione finale di un processo che dura, che va nel tempo. La crisi del 29 parte molto prima, vi ho detto, Weber lo comincia a scrivere nel 1899, la nostra crisi strutturale parte nel momento in cui, dopo la seconda guerra mondiale, abbiamo superato quella precedente. E lentamente, un processo di accumulazione, si arriva ai giorni nostri, perché nel 2008 ce n'è arrivata sulla tegola un'altra. D'accordo? E da una crisi strutturale si esce solo con un cambiamento strutturale dei sistemi istituzionali, altrimenti si va avanti o c'è una guerra, cioè per altri motivi. In qualche modo questo cambiamento istituzionale radicale o è studiato o è cercato o altrimenti alla fine accadrà. Il punto è che non credo, mentre nel 29-24 anni si sono potuti aspettare, non credo che adesso ci sia questo tempo. Allora, è un percorso che va avanti, d'accordo? A metà degli anni 80 succede qualcosa di particolare, molto particolare, che richiedeva risposte per ogni comunità avrebbe dovuto dare. Ogni Stato sovrano, in qualche modo, è responsabile nei confronti della propria comunità. Non è tanto la caduta del muro di Berlino, ma quando Deng Xiaoping vince la battaglia tra i successori di Mao. A quel punto Deng Xiaoping dice una cosa che avrebbe dovuto allertare i responsabili della sovranità di ogni paese inserito in un'economia di mercato. Io voglio trasformare la Cina nella più grossa economia pianificata di mercato. Allora, da quel momento in avanti, da metà degli anni 80, il mondo cominciava ad avere un percorso completamente diverso da quello precedente, perché quando ti entra un soggetto che governa con un sistema, con una sovranità molto, molto autoritaria, un sistema di un miliardo di persone, di produttori e poco consumatori, allora da quel momento in avanti la situazione del mondo e quel percorso che per esteresi si stava muovendo cambia significativamente. Gli italiani ci capiscono molto meno, gli europei sono anziani, hanno sistemi di governo vecchi. Pensate in un'economia, in un'economia di mercato moderna, quante monarchie ci sono in Europa? Pensate, abbiamo leggi, convenzioni che sono poco adatte ad un'economia di mercato. Ancora adesso discutiamo di cose ridicole, proporzionali, non perdonate, però non faccio la politica, è strettamente legata all'economia, ma perdiamo tempo a guardare delle cose che sono totalmente inutili rispetto a quello che sta succedendo. E quindi, allora,
non capendoci niente, comunque, a un certo punto gli italiani, e questa responsabilità ce l'hanno, provano a rilanciare. Quindi l'economia italiana, che è sempre stata un'economia fatta da persone, come dire, tra le migliori al mondo in qualche modo, ma da istituzioni, imprese molto, molto deboli, questo da quando è morto Cavour, vi direi, l'ultimo che abbiamo avuto che aveva un progetto, quindi dal 1861 siamo abbastanza di qua. Allora, è un paese che, come dire, che ha rilanciato e quindi si è inventato una cosa che non si poteva fare, che è una moneta unica. Cioè, non avendo, come dire, non sapendo che fare, proviamo a buttare un sasso nello stagno e vediamo se esce fuori qualcosa che magari, come dire, qualcuno potrebbe dire in maniera maliziosa, consente ad una classe politica di perpetuare se stessa. Non lo so, non voglio neanche sapere che motivazioni ci fossero, sicuramente hanno sbagliato. Allora, perché l'euro, si può leggere Keynes o quant'altro, quindi Bretton Woods, perché poi insomma è paradigma dominante rispetto all'altro, l'euro è una soluzione che sta abbastanza bene dentro all'interno del paradigma della visione economica dominante, che abbiamo detto, come diceva la Robinson, che qualche problema aver creato, non ci sta dentro assolutamente se uno ci mette un po' di consenso. Non la potevo fare e andavo a, come dire, a creare un problema enorme a quelli che sarebbero venuti. Perché non si poteva fare? Provo a darvi qualche, non, come dire, non posso entrare nel merito del quartetto inconsistente di Keynes o di, perché i tempi non ci sono, vi do qualche numero perché sia chiaro. Allora, 60-98, quindi il 31 dicembre del 98 finiscono le nostre vecchie valute e parte l'euro. E quel famoso rapporto di cambio del 1936-27. Allora, attenti che paesi che sono dotati di sovranità, ognuno dei quali in un'economia di mercato commercia con gli altri, devono guardare il saldo delle partite correnti, quindi sono un economista industriale, quindi la cosa che determina poi l'elemento, il driver che determina poi tutto il resto a cascata, sono i beni e i servizi che passano da uno all'altro. Allora, quei beni e servizi, quando come dire, generano un saldo strutturalmente negativo, si scaricano sulla valuta. D'accordo? Perché l'unica strada che ho, non avendo seguito quello che diceva Keynes, ha detto comunque nel 44, è svalutare e quindi si cambia il rapporto di cambio. Allora, prima di entrare nell'euro, non ci voleva molto perché i dati sono quelli, parto dal 60 al 98, quindi un intervallo temporale che non è poco, quindi in 40 anni, grosso modo, sono andato a vedere qual è il rapporto di cambio tra le valute di tutti i paesi sovrani europei e il... è quella che sarà la nuova valuta, perché la nuova valuta, chiamatela come volete, euro per esempio, ma corrisponde alla valuta del paese che è strutturalmente esportatore, quindi corrisponde al marco, questo per definizione. Allora, ovviamente la valuta che si rivaluta di più rispetto al marco è la dracma, 2322%. La seconda è la peseta portoghese, 1392%. La lira non sta male perché si rivaluta del 565%, d'accordo? E così andate anche col baraccone della Francia, che ha visto vincere due guerre mondiali, che ha una struttura peggiore della nostra, la Spagna e così via. Sono tutti, come dire, loro, la Germania va in auto e gli altri con mezzi di locomozione diversi, chi col motorino, chi con la bicicletta come noi, agganciati. Attenti, non è, deve essere chiaro, perché poi si è generata la convinzione che i tedeschi siano più bravi, ma non esiste una teoria della bravitudine in un'economia liberale, no, non è, perché questa è una cosa assurda anche, che non deve passare. Cioè, in un'economia di mercato si afferma ciò che è, sono stati forse più capaci di imporre una traiettoria culturale e di riflettere su come è importante una struttura istituzionale per avere una capacità di, come dire, di influenza su quelli che gli stanno intorno. La svalutazione, che siamo abituati a dipingere male, è una valvola di sfogo che consente a due stati sovrani di non farsi la guerra. La svalutazione è un vantaggio per chi la concede, non per chi la subisce, perché io che la subisco comunque accetto il predominio culturale di quello che me la concede. È ovvio che la Germania, che accetta la rivalutazione della sua, la rivalutazione della propria moneta rispetto a quella della Grecia, comunque dentro avrà dei settori che protestano. È ovvio che se io svaluto la lira rispetto al marco vendo più autovetture e quindi Volkswagen un pochettino si arrabbierà, d'accordo? Ma complessivamente il sistema tedesco è sempre sopra. Vi cito un dato, ve lo volevo dire dopo, però in questa maniera. Allora, dal 60 al 98
la nostra economia, e questo lo volevo dire dopo perché in qualche maniera è il problema di dove, di come esco, e lo so, però lei poi mi... io smetto anche qui, no, lo so, assolutamente, quindi posso solamente accelerare. Allora, dal 60 la nostra economia è strettamente legata a quella tedesca, d'accordo? Quindi strategie di uscita dall'euro. Io scambio con la Germania, ancora l'anno scorso, che ormai la mia economia è grippata e quant'altro, 130-140 miliardi di euro di roba che vanno e vengono. Ovviamente il saldo è sempre negativo. Chiaro che questo sia chiaro, perché il prezzo, loro sono price maker, io con loro sono price taker, come quelli, insomma, dovrebbe essere chiaro anche non economisti che cosa questo voglia dire. Allora, dal 60 al 98 lo scambio complessivo tra l'Italia e la Germania fa meno 17 miliardi di euro, d'accordo? 565% è stata la devalutazione della lira rispetto al marco, e quindi loro me l'hanno concessa, ovviamente io ho sempre dato a loro, per cui alla fine in 40 anni gli ho pagato 17 miliardi di euro perché loro mi accettassero come partner. Ci può stare, d'accordo? Sono un po' più bravi di me, in qualche modo, rispetto, non in assoluto, ma in termini relativi. Da quando c'è l'euro, il saldo tra me e la Germania è meno 150 miliardi di euro. Cioè, dal 1999 al 2011, per quelli di voi un po' più grandi che leggevano Alan Ford, il nostro sistema è un sistema che ha istituzionalizzato l'idea del supereroe che c'è in quel splendido fumetto, Super Chuck. Quindi, perché così funziona, cioè noi, il supereroe è colui che ruba al povero per dare al ricco, per garantirgli il suo tenore di vita, perché non c'è altro. Allora, in 40 anni meno 17 miliardi, in 12-13 anni meno 150 miliardi. Ora, questo spiega chiaramente perché l'euro salta per definizione, perché posso scannare me, voi, tutti, insomma, è un anno e due, quanto devo andare avanti? Cioè, poi sono quasi arrivato, quindi l'idea che io mi possa dissanguare o che il salasso possa consentire di di risolvere questa idiozia gigantesca che è stata fatta, si scontra con i fatti, per cui più di tanto, e questo dovrebbe far riflettere su che cosa stiamo facendo, perché se una cosa non può, ha un orizzonte temporale limitato e la stiamo facendo, questo apre, altre riflessioni in qualche modo. Allora, altro punto per cui non si poteva fare l'euro, perdonate, è il problema dell'effetto ricchezza di Kohls, che rappresenta per quale dannato motivo abbiamo sballato completamente e spiega un po' in parte i dati del professor Zezza, io insomma ero di lato. Attenti, uno stock vale non in sé, questo lo spiega abbastanza bene Adam Smith, in un'economia di mercato moderna la ricchezza delle nazioni è un flusso, non è uno stock vale in rapporto al valore dello scambio nel tempo, quanto vale il tasso di interesse, si riduce il tasso di interesse e aumenta. Allora, nel momento in cui accetto il marco, mi si riduce il tasso di interesse, dalla sera alla mattina mi si rivaluta lo stock. Chiaro? Quindi qual è il primo effetto? Non pensate ai prezzi, è salito il caffè, è salito... non è quello l'impatto devastante dell'euro. L'impatto devastante dell'euro è stato che 1 milione di lire al metro quadro in 6 mesi sono diventate 1.000 euro al metro, d'accordo? Quindi tutte le famiglie si sono trovate di colpo una sbornia alla ricchezza, perché gli si è raddoppiato il valore di qualcosa che in sé non vale nulla, perché se non genera reddito non vale nulla, e quindi questo ha generato una situazione stranissima per cui nel primo periodo di tempo mi sono sentito più ricco, ho avuto un tasso di interesse più basso, potevo fare debiti, e dove andavo a mettere i soldi? In un'attività che è una bomba orologeria, perché chiaramente nel momento in cui metto i soldi nell'immobiliare sto mettendo i soldi in qualcosa da cui dovrei scappare, perché in un'economia di mercato reale i soldi devono andare a finire all'attività imprenditoriale, ma quelle le vere attività imprenditoriali, non l'attività immobiliare, non la vendita immobiliare. Negli Stati Uniti, che sono un paese civile, le aree residenziali sono separate dalle aree commerciali, una persona non può detenere più della casa in cui abita, d'accordo? Perché questo deve essere chiaro, fa parte del sistema istituzionale, non posso accumulare case, perché questo genera una situazione, un'economia di mercato che va a crisi strutturale, perché i soldi si vanno a fermare tutti da una parte, e una persona in economia di mercato non può destinare una quota del suo reddito troppo elevata all'acquisto di qualcosa che sta fermo, perché non spende più in beni durevoli, non spende più in beni di consumo, d'accordo? Allora, all'inizio 4-5 anni mi sento ricco, e poi se andate a vedere i trend delle partite correnti la situazione è disastrosa, è così, c'è solo un paese che sta così e tutti gli altri che crollano
E quindi il dato, se lo volete, allora la Grecia da quando c'è l'euro sta sotto cumulato di 234 miliardi di euro, l'Italia sta sotto di 321 miliardi di euro. Quello che non c'è in giro sono i 320 miliardi di euro che, come dire, sono la differenza tra import e export che noi in qualche modo abbiamo pagato. Se volete sapere quali sono i tre paesi che sono i nostri tre principali sponsor, sono uno la Cina, due la Germania e tre l'Olanda. Sono i tre paesi, come dire, a cui ogni anno diamo più di 10 miliardi di euro, 20 la Cina, 11 l'Olanda che è terza, questi dati dell'anno scorso in cui già avevamo smesso di comprare. La Spagna sta nettamente peggio di noi, in crisi, sta sotto di 665 miliardi, c'è un PIL che è due terzi del nostro, la Spagna è già fallita da quel dì, quindi noi possiamo tranquilli, non è che siamo più bravi perché noi siamo come i greci, nel senso che tutti sono comunque come i francesi. I francesi sono quelli che hanno dato un pacco a tutta l'Europa, perdonate il termine, perché se andate a vedere, ognuno di noi si sarà chiesto, ma sto 1936-27 era giusto o no? Era giustissimo. Perché andate a vedere i saldi delle partite correnti 97-98, confrontateli con quelli 2000-2001, vi accorgete che il dato è assolutamente piatto per tutti i paesi europei. L'unico paese che dal 99 di colpo o ha imparato a fare bene le cose o altrimenti ha goduto di un rapporto di cambio favorevole è la Francia, che dal 98 al 99 passa di colpo da essere un paese che non esporta, perché noi abbiamo un saldo attivo con i francesi, a più 40 miliardi. Quindi gli abbiamo regalato complessivamente come europei 130-140 miliardi. Poiché il trend è sempre lo stesso, ai tedeschi questa cosa non interessava, dal 2005 i francesi sono in rosso e il trend loro è il peggiore del nostro e stanno sotto di 180-200 miliardi di euro. Quindi quando gli tolgono il tripla A, state tranquilli, cioè se andiamo avanti così il problema è che non ci arriveremo noi, però se aspettiamo un paio d'anni i francesi ci superano in... Poi si è detto dei greci che hanno truccato i conti, scusate, allora io mi occupo anche abbastanza di energia, allora loro hanno 59 centrali nucleari. Per portare una centrale nucleare a Greenfield ci vogliono 6 miliardi di euro, dati attuali, attenti, nessuno sa come diavolo si fa, quindi ammettiamo che bastino 6 miliardi di euro, che è una stima assolutamente ottimistica, per 60 fa 360 miliardi di euro, quindi i francesi per sistemare casa loro dovrebbero mettere, secondo me prudenzialmente, non meno di 500 miliardi di euro, che sono ovviamente costo dell'energia, quando si dice che la mia costa di più, cazzo, non c'ho 500 miliardi di euro, mettessero loro i 500 miliardi di euro nel debito loro. Allora, andiamo a vedere la situazione nostra rispetto alla loro. Io, certo, noi siamo particolarmente stupidi, abbiamo messo 14 miliardi di euro per smantellare tre centrali nucleari che manco avevano mai funzionato, però comunque li abbiamo già pagati fondamentalmente, quindi li abbiamo pagati tutti i componenti a due. Quindi la nostra bolletta, quindi noi siamo abbastanza tranquilli, ci mancano ancora 3-4 miliardi di euro, però questo è un, come dire, rispetto ai 500 dei francesi, ammesso che ce la facciano, perché secondo me 500 non gli basteranno mai. Allora, questo spiega, secondo me, abbastanza bene, perdonate, perché comunque l'euro comunque non va avanti. Allora, saltare salta, quando salta non lo posso sapere assolutamente, non so quanto leggiamo, però interroghiamoci sul perché seguiamo questo accanimento terapeutico, perché quello lo paghiamo tutti noi. Faccio una riflessione o quant'altro, se qualcuno può vedersi i dati del 92, per difendere il cambio nel 92 abbiamo impegnato 70.000 miliardi di lire e ce ne abbiamo rimessi 14.000, d'accordo? E per poi far saltare il cambio. Che punto? Cioè quanto ci svalutiamo se saltiamo? Allora da economista industriale, allora saltare salta, il dramma nostro è che non può saltare, cioè a oggi io non sono, secondo me dopo 13 anni io la mia struttura produttiva l'ho distrutta, ho citato in un articolo, perché insomma perdonate sempre per le reminiscenze di scuola, sono un dilettante o quant'altro, però tacito che mette in bocca a Caldaco, allora non c'è niente, ubi solitudine facunt pacem appellant, quindi lo mette in bocca ai romani, allora poi ci sarà il deserto e quindi non... Allora, a oggi la mia struttura produttiva, secondo me, non sono più in grado di sapere dove vende. Nessuno si è fatto uno studio per sapere, ma in un ipotetico quadro geopolitico internazionale in cui devo cominciare a dialogare con gli altri, io a questo punto dove posso continuare a vendere e che cosa continuo a comprare? Attenti, segnalo che l'unico paese che è sostitutivo della Germania è il Giappone, quindi per quelli, insomma, se uno vuole fare, perché è l'unico che vende esattamente le stesse cose.
Allora, svalutazione, perdonate, sempre sono storico dilettante, l'unica cosa che è l'unico riferimento, però scusate, Roberto. Approfitto della cortesia di tutti e della cortesia di Alberto, perché secondo me è importante fare informazione. Poi andiamo tutti a sparecchiare, però, perché secondo me è un problema. Però mangiare rispetto a quello che ci aspetta, quindi mettiamo da parte, doggy bag e portiamo tutti a casa. Allora, vi cito, perché sta tutto dilettante, vi cito Chabot quando fa, quindi tiene le lezioni alla Sorbona nel 50 per spiegare che cosa era successo in Italia. Allora, il rapporto lira-dollaro a dicembre del 19 era 13,07, il cambio era stato fermo durante la guerra. A dicembre del 1920 va a 28,57, perché il cambio comincia a fluttuare, ovviamente c'aveva una struttura produttiva che insomma veniva da una guerra che mai avrei dovuto fare, quant'altro, però questo è un altro dibattito, quindi non mi ci metto. Però aver fatto, come dire, saltare il cambio e avere una rivalutazione della lira rispetto al dollaro del 120% ha fatto saltare, sempre perché insomma, scusatevi, quindi avevamo cambiato la legge elettorale, attenti, perché Giolitti nel 19 eravamo passati al proporzionale, perché prima ci stava l'uninominale, quindi proporzionale, Giolitti a quel punto che cosa faccio, cosa non faccio? Faccio saltare elezioni anticipate, l'unico modo che ho di governare questa cosa. E, insomma, tutti sappiamo come è andata a finire, 5 governi uno dietro l'altro, mi sembra la situazione che vedo più simile a quella attuale. Ora, 120% è una rivalutazione, e quindi svalutazione, che è insostenibile. Allora, se salta ci vuole un progetto. Secondo me uno può reggere un 20% di svalutazione, ma con chi mi accordo e con chi faccio questa cosa? Se non faccio questa cosa e lascio andare le cose come stanno, il banco salta, e quando salta, come l'unico precedente storico è quello tra tutto il 1920, dal dicembre del 19 al dicembre del 20. Grazie a tutti, se ci sono.